Confermiamo la nostra disponibilità a totale supporto del lavoro prezioso che la Prefettura sta svolgendo in queste ore. Naturalmente la ricerca di posti in questo periodo si fa particolarmente difficile per due motivi. La prima, che è sotto gli occhi di tutti, è la crisi abitativa che tante città nel nostro paese stanno attraversando. La seconda è anche l'aumento dei prezzi. Il sistema dell'accoglienza a Padova e provincia per ora regge, ma la prefettura è al lavoro per reperire al più presto altri 200 posti. Del resto, spiega Margherita Colonnello, assessora sociale del comune di Padova, il problema non è tanto la prima quanto la seconda accoglienza. La prefettura ha un arco che si estende su tutta la provincia e attualmente i posti a disposizione sono 1.400. Il problema è che nella seconda accoglienza, quindi la seconda fase dopo che le persone hanno ottenuto un permesso, ha un numero di posti infinitamente inferiore. Questi posti si chiamano posti SAI. Ecco allora che la richiesta rivolta al governo è quella di aumentare i posti SAI e un invito rivolto a tutti gli enti locali, quindi non solo al comune di Padova, ma a tutti i comuni della provincia, è quello di attivare i posti in SAI. Una situazione che preoccupa Palazzo Moroni, che guarda con grandi timori alle posizioni del nuovo governo. Come si è comportato il Ministro degli Interni, ma anche la Primo Ministro, ci dimostra che non c'è la volontà di questo governo a tenere in piedi un preziosissimo dialogo con l'Europa, senza il quale credo non si riesce a risolvere veramente la questione della migrazione verso il nostro continente.